I 20 paesi con le banche più sicure al mondo. In questi tempi di pandemie, recessioni, crisi di stati, rischio di Italexit, di Brexit, di patrimoniale, i nostri clienti sono sempre più preoccupati. E sono preoccupati dalla sicurezza del proprio patrimonio liquido. Dopotutto quello immobiliare più o meno non può essere messo troppo in pericolo, insomma, a meno che non ci sia una guerra nucleare, un bombardamento delle città italiane, è improbabile che venga espropriato il patrimonio immobiliare. Ma quello liquido può essere messo in discussione da patrimoniali e dal rischio di Italexit. Italexit, cioè l'uscita dall'Unione Europea, è uno dei programmi di alcuni partiti, di alcuni movimenti esistenti in Italia, molto influenti, per cui è assolutamente un'ipotesi da prendere in considerazione. Ebbene, in caso di Italexit, noi non sappiamo cosa succederà ai conti correnti nelle nostre banche. Non sappiamo se verranno convertiti forzosamente gli euro in moneta locale. Io credo di no, ma qualcuno lo sa? I nostri clienti sono cauti e previdenti, per cui vogliono stare tranquilli. Preferiscono mettere al riparo almeno una parte del patrimonio liquido da crisi sistemiche, da cigni neri e da follie italiche. Ecco perché ho pensato utile pubblicare la lista delle 20 banche più sicure al mondo, secondo la classifica annuale della Global Finance. Questa è una rivista che pubblica ogni anno una classifica delle banche più sicure al mondo, secondo diciamo i più importanti enti di rating, ma è anche una lista di paesi con un sistema bancario molto solido. La metodologia utilizzata da Global Finance è quella di unire il rating del debito in valuta estera a lungo termine di Fitch, Moody e Standard & Poor's. Dopo la crisi del 2008, nei paesi OCSE si sono fatti importanti passi avanti dal punto di vista della sicurezza bancaria. Si basti vedere alle implementazioni in Europa di Basilea 1, 2 e 3, di cui tra l'altro abbiamo parlato sul blog di Soluzione Z. Queste normative hanno reso più selettivi i criteri delle banche di prestare denaro. Mentre in Italia un tempo il denaro si prestava agli amici dei politici, oggi è un po' più complicato prestare denaro in maniera discrezionale. Servono criteri molto più rigidi e di questo dobbiamo ringraziare Basilea. Tuttavia, le sfide sono ancora molte. Per esempio la disputa commerciale USA-Cina, la Brexit, la debolezza geopolitica europea e la crisi pandemica, in ultima, rendono la situazione incerta, l'economia instabile. In genere, quando l'economia è instabile, le banche sono le prime a soffrire, perché se qualcuno nel settore, in qualsiasi settore, non è in grado di ripagare i debiti, indovina chi è che non riceve i crediti? Le banche, che sono le prime a subire una crisi sistemica. Già nel 2019, quando ci si aspettava un rallentamento economico per il 2020, alcune banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse. Poi è arrivato il coronavirus e si sono pianificate importanti iniezioni di liquidità e il mantenimento dei tassi di interesse si sono abbassati. Ciò ha reso la redditività delle banche più difficile a causa della riduzione dei margini di interesse. In un momento di significativa incertezza e rischi per l'economia globale, una classifica delle banche più sicure può essere molto utile. Una cosa che ho notato è che le banche nordamericane sono quasi del tutto assenti dalle classifiche della top 50. Viceversa, le banche europee dominano i primi risultati. Queste occupano le prime 11 posizioni e rappresentano 27 delle top 50 banche più sicure del mondo. Questa classifica delle banche più sicure non l'ho messa nel video, qui si parla unicamente dei paesi con i sistemi bancari più sicuri, però se vai nella descrizione del video ti ho messo un link in cui c'è la classifica della Global Finance delle top 50 banche più sicure, quindi puoi trovare una marea di banche europee che, con mia sorpresa, sono le più sicure al mondo. Forse proprio grazie a Basilea. Queste banche includono una combinazione di istituzioni sponsorizzate dallo Stato e banche commerciali di alto livello.
Tuttavia, nonostante le banche europee siano le più sicure da questa classifica, bisogna tenere conto di un fatto fondamentale. La performance delle banche e la loro sicurezza dipende molto anche dall'andamento dell'economia. Se l'economia ristagna o decresce, i debitori, come abbiamo detto, non sono in grado di ripagare i debiti e le banche sono le prime a soffrire. Quindi, stiamo a vedere cosa succede anche alle banche europee. In una fase di forte contrazione economica. L'America sembra essere più brava a uscire dalle crisi, l'Europa ha sempre più difficoltà. Tuttavia, c'è da dire che in questo contesto la politica della BCE rimane accomodante, vista la promessa di importanti iniezioni di liquidità nell'economia dei paesi europei. Le banche dei paesi dei mercati emergenti invece devono far fronte alle conseguenze della prolungata disputa commerciale USA-Cina e alla crisi pandemica anch'essi. Ciò mette sotto pressione moltissime banche, sia europee che dei paesi emergenti. Quindi vediamo questa classifica con i 20 paesi con le banche più sicure al mondo.